Calma, non odio Salva il Mondo, ma in questo video vi spiegherò perché sono arrabbiato nero e perché non faccio un video da un sacco di tempo su Salva il Mondo, perché mi sono arrabbiato. Chiaramente i connessionati puri sono tutti coloro che sono iscritti alla Profibra Italiana e hanno attivato la campanella, quindi mi raccomando, fatelo. Un'altra roba che dimostra di essere dei connessionati puri, ma proprio puri al 100%, è andare nel negozio oggetti e inserire il codice OCTPFI, tutto maiuscolo, come trovate qua. Dopo aver cliccato supporta un creatore, inserire il codice OCTPFI. Mi raccomando, se volete supportare il canale, non dimenticatevelo. E mandatemi le foto su Instagram che poi vi reposto. Ma ora andiamo al tema di oggi, Salva il Mondo. Da quanto tempo non portavo Salva il Mondo? Tantissima, proprio dall'estate scorsa, tantissima gente mi diceva: ma porta Salva il Mondo, ma porta Salva il Mondo. E devo dire che Salva il Mondo è una roba strana, perché è una di quelle cose che, essendo che ci sono pochi youtuber che lo fanno, inizialmente fanno poche views perché c'è poco interesse, ma poi nel tempo comunque continuano a farle. Ora, Salva il Mondo, se devo dirvi la verità, non mi piace per un singolo ed unico motivo. Ogni due nanosecondi cambiano le storie, cambiano tutto, cambiano proprio tutto. Cioè, la cosa che mi dà fastidio è che veramente hanno cambiato sistema di un sacco di cose. Hanno cambiato tutto questo sistema qua, del livello, del profilo, e io non lo capivo, perché non è che ti fanno una guida per spiegartela bene, no, te la buttano lì così e non ti dicono niente. Cioè, non c'è una guida che ti spieghi. E voi dite: ma sei tu lo youtuber, sei tu che devi fare la guida. Ma come posso fare una guida se io stesso non so, non capisco le robe? Cioè, ma hanno cambiato così tante robe che veramente io non so più certe cose. Perché? Cioè, veramente non le so più certe robe, non capisco. Hanno cambiato tutto il sistema degli eroi e uno senza una guida che guidi la persona nel destreggiarsi intorno a tutte queste robe, come può? Ecco, tipo, cos'è sta roba? Ora puoi salvare più equipaggiamenti diversi. Ah, questa è tutta la guida che mi hanno detto? Ah no. Hai ampliato la tua squadra di supporto. Assegna un slot a un eroe per dare al comandante un altro vantaggio e statistiche migliori. Hai sbloccato uno slot della squadra di supporto. Ogni eroe della squadra di supporto contribuisce fornendo un vantaggio al comandante. La selezione di gadget è ora disponibile. Hai ampliato la tua squadra di supporto. Me l'hai già detto. Ora hai accesso ai vantaggi squadra. Ti ne ho dati alcuni per farti provare. Vantaggi squadra danno bonus speciali, ma hanno requisiti specifici. Per esempio, il lungo braccio della legge richiede due stranieri nella tua squadra di supporto. E poi hanno cambiato gli eroi. Cioè, raga, prima questo era OP, questo tizio era OP, l'hanno cambiato. Cioè, hanno fatto il tizio più OP, l'hanno cambiato rendendolo una merdina. Ma vera, ma io non ho, cioè, non ho parole. In questo video devo assolutamente farvi vedere lo sponsor del video, cioè, che è la Drevo, che ormai lo sapete, è la mia marca di tastiere preferita, che mi ha mandato per questo video la Drevo Calibur, che è la tastiera che usa anche Wizard Joe, tra l'altro. Quindi, se conoscete Wizard Joe, un pro player di Fortnite, ed è una tastiera meccanica, piccolina, quindi comunque molto compatta e non si estende troppo, è molto compatta ed è molto buono. E nella scatola possiamo trovare il coso per rimuovere i keycaps, quindi se vogliamo pulire la tastiera con questo possiamo rimuoverli, le istruzioni don't like, il manuale di utilizzo, un adesivo e un cavo che è tipo lungo un metro e qualcosina, insomma. Il cavo non è lunghissimo, c'è da ammetterlo. La tastiera è una tastiera a cavo RGB, come vedete è ben illuminata. E ha le cose per stare giù, quindi se non vi piace la tastiera in alto potete lasciarla in basso. C'è di due colori e costa relativamente poco rispetto alle tastiere da gaming serie. Quindi, se volete, trovate il link in descrizione. Ecco, cioè, qua adesso devo mettere 5 slot della squadra di supporto, ma io non so niente. Boh, questo mi sembra potente. Anche questo mi sembra potentissimo. Poi anche questo mi sembra spaventosamente forte. Boom, praticamente ho fatto la mia super squadra, praticamente, che è tipo 5 soldati che aiutano questo soldato e che gli danno un sacco di robe in più che non so, perché, boh, veramente non so. Cioè, alcuni li ho letti, ho capito, ma raga, non capisco proprio una tenchia. Cioè, boh, poi ho fatto anche questa roba del ninja, teoricamente, che praticamente, boh, è potentissimo con gli shuriken, qualcosa del genere. Ah, eccole. No, raga, stavo per spaccare tutto. Praticamente non vedevo più le robe di V-Bucks. Hanno incrementato però quelle che sono le varie, i vari premi, questo è vero. Ciao a tutti i miei amici. Cosa è successo?
Ma cosa significa impossibile bloccare il profilo? Ma scusate un attimo. Ma che diamine? Ma posso giocare a sto gioco oppure no? Cioè veramente? Ma e voi vi chiedete perché io non porti più salva il mondo? Raga, ma che cavolo significa? Raga! Ma che... ma perché mi dà sta roba? Ma che è successo? Io vorrei giocare se sto gioco mi facesse giocare. Mi dice impossibile bloccare il profilo. Ma che cavolo significa? Mi fai giocare? Io non ho più voglia di giocare a salva il mondo. E non chiedetemi il perché, diamine. Finché non lo fanno gratis, io vi giuro che non giocherò a salva il mondo. Perché cambiano le robe ogni 2 nanosecondi. Perché cambiano ogni roba ogni 2 nanosecondi. Va van brodo salva il mondo. Oh, ma per fortuna Battaglia Reale non ci abbandona mai. Almeno quello, Dio. Se salva il mondo è pieno di bug, problemi, ma vi spiego perché. Perché cavolo, Salva il Mondo ha 20% dei programmatori della Epic e Battle Royale ha l'80% dei programmatori, ed è giusto così, perché dopo tutto Battle Royale fornisce alla Epic praticamente l'80% dei soldi, quindi è giusto che l'80% dei programmatori siano lì. Ma Salva il Mondo è stato completamente abbandonato a se stesso, per questo non l'hanno rilasciato gratis, perché non c'è ancora tanti, cioè non ci sono i programmatori in modo da prendersi cura di tutti i bug che ci sono in Salva il Mondo. E fidatevi che per quelli di voi che hanno Salva il Mondo, se ce l'avete da tanto, c'era un periodo dove Salva il Mondo non era buggato, era di più. Cioè era proprio era il bug fatto persona. Nella definizione di bug c'era scritto proprio Salva il Mondo. Cioè voglio dire, Prendi l'arma, non fartelo rubare. Ma muori. Ma vai a lavorare. Maledetto. Distrutto! Oh, oh, oh. Signori, ma chi è che comanda qua? Ma chi è che comanda? Let's go, andiamo a comandare! Ho capito. È lì. Distrutto! Distrutto! Raga, che dirvi? Oggi mi sento particolarmente più OP del solito, a quanto pare. Normalmente preferirei il fanteria, ma se si tratta del AR blu, prendo l'AR blu. Se trovo il fanteria blu, prendo il fanteria blu. Questa is the my regola. Oh, comunque 6 kill, oh, niente male, spaventoso, devastante. Scusatemi, ma dovevo fare la kill col mirino. E poverino questo nabbino. Oh! Oh! Scusate, ma a me quello là mi sembra di ucciderlo 1000 volte. Chi è che gli spara? Ah... Distrutto, distrutto. Ma vai a fare. Muori. Bravo. Bravo, basta. Cioè, ha rotto. Non era possibile sopportare un tizio così. Killer proprio. No, 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 no,
Dai, 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 vabbè, vabbè, vabbè.